Suona così, sto ritornello, suona così, come ti incanto, che sia ripesco i ricordi nel cassetto, all'improvviso mi pare di sognare. Eccoci, ricordi nel cassetto, siamo tornati, siamo con Gaetano Camillo, poeta, artista, il mister poeta la chiamano, ma è vero? Sì, io ho cominciato, che lavoravo in officina all'Agotra, incominciai a scrivere, allora mi chiamavano il poeta operaio. Il poeta operaio, beh. Poi è finita, un giornalista, un amico mio del Corriere, e è finita con diventare il poeta allenatore, il mister poeta. E così piano piano, piano piano. Senta, leggevo che alcune sue opere si richiamano a opere come il Cantico delle creature di San Francesco d'Assisi, ma anche al Cantico dei Cantici. Questo è quello che dicono i critici. I critici. Sì. Ecco, appunto, le vorrei chiedere proprio questo, è una sua intenzione o è qualcosa che poi... No, tesoro, io quando mi dicono queste cose mi nasconderei proprio, perché mi sento talmente piccolo quando mi dicono queste cose, le dicono loro. Non c'entra niente. Quindi lei quando scrive di getto senza particolari. Ma la prima poesia che ha scritto, se lo ricorda qual è? La prima poesia che ho scritto, sì, mi ricordo. Scrissi una poesia, ma se dico questo dire che sono matto poi. Dico, io avevo letto su un giornale che c'era stato un bambino che si era rotto un braccio con una finestra che aveva sbattuto col vento, no? Allora mi inventai una cerniera a frizione, che a un certo momento si montava e si doveva spingere a mano, se no non si muoveva, col vento non si muoveva. Certo. Allora a un certo momento era un giro quello, che si era aperta un'officina, c'era stava il coso, quello che sovvenzionava, un ingegnere eccetera eccetera, però tutta questa cosa a me non mandava, non mi realizzava. Così io ho lasciato tutto e ho lasciato perdere. E a un certo momento dissi, prendo una penna e un pezzo di carta e mi metto a scrivere canzoni. E a un certo momento c'è qualcuno che ha pensato, dice, vabbè, sta fuori di testa, perché uno che dice mi metto a scrivere canzoni. E tanto è vero, giù in officina ero responsabile, perché stavo al sindacato, mi volevano bene comunque, però dice, ma molte si è messo a scrivere canzoni. E invece poi, quando mi ricordo che la prima cosa che ha cantato Lando Fiorini, Il Monno si chiamava, era il disco per l'estate, allora andava in onda per radio, e quando andava in onda per radio mettevano a tutta forza in un'officina, era una festa per loro. Era insomma diventato un vanto, avere l'autore di quella era canzone. Quanti anni aveva? E beh, avevo sui 40 anni. Quindi a 40 anni ha cominciato a mettere nero su bianco questa ispirazione, che però evidentemente covava fin da ragazzino quando guardava le rondini. Stiamo vedendo altre foto, sempre col pallone, questa guardate un po' qui. Ah, questa qui è in elevazione di testa, è bella. Avevo già colpito il pallone. Che ruolo giocava? Stavo ricaschiando, centromediano. Centromediano o terzino. Un ruolo importante. Sì, importante. Poi quando c'era una marcatura difficile, il mister mi faceva, Camilletti, la senti? Sì, c'è proprio. Andava a fare la marcatura, insomma. E andava, si buttava. Difendono i colori dell'azienda, qui addirittura sul giornale. Sì, questa qui è la squadra della Stefel. C'era anche lei? Sì, è una bella squadra. Dove sta? Qua, vediamo se si riconosce. Quale? Quello lì in mezzo. Quello lì in mezzo, ve lo dice piano piano, quasi non vuole farsi riconoscere. Quello un po' più alto nel mezzo. Più alto nel mezzo. Ne vediamo un'altra, vediamo un po' qualche altro scatto. Avevo visto, ecco, qui ancora il gioco del pallone, vediamo se ce n'è un'altra. Ce n'era una senza il pallone, quindi curiosiva a questo punto. Le vedremo tra qualche istante, altre fotografie. Però il pallone è la sua costante. Adesso non credo che vada ancora a dormire col pallone, ma poco ci manca. No, tante volte lo tengo dentro casa e cammino col pallone sui piedi. Mi ancora? Diverso. Ma veramente? A casa le dicono qualcosa? No, va bene, ormai. No, così ci scherzi. Sono abituato. No, andavo a giocare fino a tempo fa, e adesso ci ritornerò a fare il calcio tennis. Il calcio tennis, quindi comunque ha trovato la maniera di continuare. Sì, il calcio tennis mi diverte, è un... C'è il campo del tennis, no? Al punto piccolo. Sì. Ecco, ci si gioca di qua, due di là, oppure tre, due, e si continua a palleggiare. Uno. Veloce. Mi diverte, Ecco, questa dicevo, grazie alla nostra regia. Che foto è questa?
E questa qui era prima di una partita, stavamo camminando. Mi stava 1100 dietro. Infatti, sì, vedo un'atmosfera anni 60, sbaglio? Questo è un amico, sì. Questo è con il suo amico, dove siete qui? E qui mi pare che avevamo giocato anche qui a Maccarese, perché ci avevano fatto tutte le fotografie. Maccarese, quindi. No, questa qui a Fiumicino, mi pare. Beh, vabbè, siamo da quelle parti, grosso modo. La maggior parte degli scatti, delle fotografie della sua vita, quindi, sono legate comunque evidentemente al pallone, al calcio. No, poi dopo, va bene, ne ho tante di fotografie, perlomeno fin quando ho giocato, sì. L'ultima cosa, è presidente dell'associazione Vecchie Glorie Roma e Lazio? Sì. Quindi chi fa parte di questa, che cos'è questa associazione? E qui c'è Amadei, ci sono altri giocatori che hanno giocato in Serie A, Cardarelli. Questa associazione è l'associazione un po' contro la violenza, vorremmo portare il calcio di una volta, cioè quel calcio un po' pieno d'amore e di rispetto tra le altre cose, portando quando il calcio diventa amore, così. Certo. C'è un libro che ho scritto io tra le altre cose, e lo portiamo nelle scuole e ci incontriamo con i ragazzi, facciamo dei concorsi. E questo è molto importante, fate bene, perché appunto ho lanciato un bel messaggio a chi forse oggi sta un po' perdendo di vista. Amedeo Amadei e altri personaggi sono stati dei riferimenti per i ragazzi, certo, di allora, forse un po' diversi. Infatti, quando andiamo certe volte viene anche Amadeo, viene. Viene anche lui, sì. Come sta? Ancora è grintoso, sì, una bene, persona con bene. Un cuore grande così, sì, veramente. È dolcissimo. Veramente, sì, è una persona amabile e fa bene appunto ad avere questo contatto continuo. E quindi, insomma, portate un bel messaggio nelle scuole. Tra l'altro, sì, insomma, non è un caso che abbiamo citato questa sua presidenza tra i vari titoli e cariche che ha, sì, Gaetano Camillo, vero? Vogliamo ringraziare Camillo qui anche per sancire questa collaborazione con l'associazione Vecchie Glorie, perché insieme vogliamo portare un messaggio, che è un messaggio di amore e un messaggio anche di libertà, perché libertà non è tanto fai quello che ti pare, tra virgolette, magari anche ledendo la libertà di qualcuno che c'è vicino. Libertà è determinazione anche di costruire l'amore, un progetto di vita. La libertà è l'indipendenza di costruire una storia per sé e per gli altri. Certo. Ecco che motivo anche per cui noi stiamo facendo questo programma, per portare storie e progetti di vita. È un programma rivolto alle famiglie, noi invitiamo le famiglie a stare, i padri con i bambini insieme a noi, a raccontare storie, a costruire di nuovo ricordi condivisi con quelli di chi l'ha costruiti. Certo, quindi invitiamo anche tutti i nostri telespettatori a continuare a inviarci le fotografie, perché poi non ci sono soltanto, ci sono ovviamente quelle dei grandi personaggi della nostra città che portano anche in alto il nome di Roma, ma ci sono anche le foto nostre che possiamo comunque mostrare e condividere, che sono ancora una volta pezzi di storia della nostra città e valori appunto che vengono poi portati avanti, come i valori che con l'associazione Vecchie Glorie Roma Lazio voi portate avanti. È molto importante anche lanciare. Dobbiamo fare un ringraziamento oggi. Ma prego. Allora, ogni bellissimo progetto ha persone che non si vedono, voi non sapete, ma c'è una bellissima ragazza in questo momento appollaiata su un computer che non possiamo inquadrare, ma che salutiamo e ringraziamo, siamo. E che è la nostra Clara Gentili, che veramente fa un grande lavoro dietro le quinte, e quindi veramente bisogna dire che senza il lavoro e la precisione di la professionalità di certe persone, anche spazi come questo non potrebbero esserci. Quindi grazie Simonetta Greco, che ha voluto anche ricordare una delle colonne portanti, come la definisco io, di questa trasmissione, che è la nostra Clara Gentili. Grazie ai nostri ospiti, grazie, è stato grazie un piacere, a grazie a lei per grazie essere stato voi. Con noi, un piacere oggi conoscerla e incontrarla, grazie. In bocca al lupo e per il futuro, grazie. E per le altre opere che continuerà a regalarci. E con Simonetta Greco e con i ricordi nel cassetto ci vediamo tra 2 settimane. Ciao Simonetta, alla prossima. Sona così, sto ritornello, sona così. Come ti incanto, che sia ripesco i ricordi nel cassetto, all'improvviso me pare di sognare. Roma in diretta torna domani, grazie a tutti per la vostra attenzione, ci vediamo, vi aspetto, ore 13, non mancate.